Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo video della serie Play for Free. Allora, oggi giocheremo come medico e vediamo un po'. Allora, questa roba qua non esiste più, è esplosa. E no, sto scherzando, non è esploso niente. Vediamo un attimino. No, inventory, sto scherzando. Iniziamo a rimettere questa. E questo, poi vediamo questo, personalizziamo. Ho sbloccato queste, perfetto, donna, perfetto ragazzi, così abbiamo danno più 2, però il danno fa un po' scagare. Allora vediamo un po' LMG store, vediamo che cos'ho ragazzi. Allora, cioè abbiamo il PKM. Questa mi era piaciuto di più, 300, 150 però questo. E allora ragazzi, potremmo per questo video, FN mini para, 600, porca vacca. Però ha più damage. Very hyped questo addirittura. Questo qua fa un po' cagare. Questo qua però è un po' più potente, fast full auto. Allora vediamo un po', pistol. Facciamo una cosa ragazzi, allora compriamoci questo, va? Anzi no, sto scherzando, un fake ragazzi. Entriamo così, va, perché niente, qua c'è nessun punto da pungere. Entriamo. Eccoci qua, allora adesso giochiamo a Human Assault, cioè dobbiamo conquistare le bandiere, lo sapete ormai, conquistare le bandiere, ve l'ho detto, ci sono due modalità, Assault e MCOM, dove MCOM dobbiamo attivare e difendere le stazioni, a differenza di come capitiamo. Vediamo il consiglio del giorno, usare lo smoke. Ah ok, no, niente di importante. Allora ragazzi, entriamo, ci è capitato subito il tank, la partita è appena iniziata, e bella ragazzi, stiamo anche vincendo adesso. Allora, come ho detto, siamo nella classe medico, quindi potremmo usare i medic pack che ho equipaggiato, non mi ricordo su che tasto, ma sono equipaggiati da qualche parte. Allora, conquistiamo questa bandiera e mettiamoci un attimo in terza person. Oh merda, è nemico? Sì, è un nemico ragazzi. Dai che lo centro. No ragazzi, me l'hanno già fatto esplodere. Non vale però così. Oh merda, lo vedete? Centrato ragazzi. Vai che lo abbattiamo. Oh merda. Cosa è stato centrarci? Oh merda. Ma dai, ma con l'elicottero qua. Ciao. Cioè, è troppo facile con l'elicottero. Allora, dato che siamo lì, abbiamo questo mitraglione qua. Che vedete. Prendiamo questa jeepetta. E allora, andiamo in A, che è l'unico punto nemico. Bip bip, dai, levati. Ma io non so. Cioè, ogni tanto esplodono delle... Ah, eccolo qua. È crepa. Dai, non è crepato, io non so qua. Cioè, scarichi addosso tutta l'arma ma non crepano. Beh, l'XM8 è una buona arma comunque. Di scuro l'ha comprata perché non è quella di livello base. Elicottero fumante. Allora, c'è una cippina qua dietro. No, non mi fregare la gippina, mia, ecco, mi ha fregato la gippina. Cosa sta facendo? La fammi entrare, eccoci. Che fa? Ragazzi, non so chi sia questo tipo, quindi non mi fido. Che fa? Dove stiamo andando? Ha abbandonato? Cioè, mi sta prendendo in giro? Cioè, questo per attraversare la strada ha bisogno di prendere una macchina? Cioè, ragazzi, sono inorridito.
Bella, bella. Dai che ci freghiamo il tank. No, non mi vedere. Ci siamo fregati il tank in pieno campo nemico, ragazzi. Vuol dire strage. Oh, merda. Merda, tutto ciò non è buono. Abbiamo investito una persona, per esempio. Ma questo fa nulla? Cioè, nel senso, io sono qua con un tank e questo con una mitragliatrice del cavolo pensa di farmi fuori. Aspettate, aspettate. Investo persone a casa. Ce n'è uno qua, forse. Eccolo qua. No. No, vabbè, comunque, ragazzi, 9 a 3 strage con il tank, ragazzi. Cioè, abbiamo fregato un tank in zona nemica, cercate di capire. Però, cavolo, sti RPG di merda. Ci hanno fatto... Cioè, vabbè, no comment per l'elicottero parcheggiato lì. Proprio... Quello lì, mamma mia, deve avere una patente pazzesca. Cioè, intendo, vabbè, lascia stare, va. Lascia stare, lascia stare. E ancora mi fregano la gippina. Questo cos'è? Un altro che deve attraversare la strada. Questo qua è un grande. Vai indietro. Allora, cioè, riprendiamo dove siamo arrivati. Dove ci porta questo? Dai. Mo, anche questo qua deve attraversare la strada. Ok, allora, dai, muoviti, muoviti, sbrighiamoci. Ma che cosa? Ma dai, ma bisogna proprio essere scemi, no? Io scendo perché... Cioè, usiamo il medic pack. Eccoci qua. Mi sono ricordato, l'avevo messo sul 4. Ok, 85, 88, 90, e possiamo andare. Vediamo un po'. Ce n'è uno lì, ma non lo beccheremo mai da questa distanza. Allora... Eccoli là, li vedete. Cioè, ricarichiamo adesso, che ci impegneremo un po'. E intanto io propongo di avanzare all'attacco. È un tank? Sì, è un tank. Ok, allora qua vedo che c'è movimento. Sì, decisamente. C'è una gippina pure. Eccolo il nostro tank. Qua c'è una gippina. Potremmo fregarcela in effetti. No, sto scherzando. È un fake. Ha poca vita e sta per esplodere. Ma what? What chi? No. No, no, no. Non ho capito. Da quella gippina. Ma che... Da dietro. È dietro. No, non ha molto senso, ragazzi. Non ha senso. Mi serve un... C'è un tank qua. Vedo sulla minimappa un tank in questa direzione. Ma sarà... No, sarà per esplodere sicuramente. Perché si è abbandonato lì. Ma amico, è amico. Qua c'è un medic pack. Non l'ho messo io. Ok, bene, allora... Beh, diciamo che sono... Cioè, inizia a diventare un po' monotono perché dobbiamo sempre conquistare armi, sto un po' rompendo. Però devo dire che in effetti sono un po' sfortunati. Cioè, secondo me quelli che si schierano, cioè, sulla nave, sono svantaggiati, secondo me, perché vanno più o meno sempre a finire così le partite. Cioè, va sempre a finire che rimangono isolati. Ma questo qua non crepa, ma santo cielo. Gli avrò sparato 565. No, dai che salgo. Ce l'ho fatta. Vai ragazzi, un altro tank. Oh là là. Kill the enemy, oh merda. Cioè, ve l'ho detto, fregare un tank in zona nemica, poi si fanno le stragi. Dai! Dai, ma cos'è che ci ha ucciso? Ma il tank non era amico, ma porca... Io ho visto che era amico il tank, cioè, non si capisce, non si capisce. Io non ho... No, io ho visto che... Oh là là, ah no, amico. Ma oh, ci stanno fregando gli obiettivi di qua...
Guardate, giusto, devo scrivere poi una cosa in chat. In questo gioco è bellissimo anche far odiare le persone. Scriviamo qualcosa di stupido nella chat, tanto non ti bannano mai. Allora, scriviamo. Tanto non è una cosa che... lo faccio soltanto nel play for free di solito. Allora, is there any BF3 player? Punto di domanda. Vediamo per cosa ci rispondono. O ci mandano quel paese, qualcuno mi risponde yes, me. Tipo tutti entusiasti, I'm a BF3 player. Il 4, boh, lo chiederemo dopo, vediamo. Per il momento non mi cagano. No, non mi stanno cagando. Non mi stanno cagando. Oh merda, ma che cavolo. What is this? Ah, quell'aereo. Penso, quell'elicottero. Cioè, allora facciamo una bella cosa. Ci prendiamo sta gippina. Non penso abbiano risposto. Per adesso riscriviamo, allora. Allora, è ancora nemico, sì. Oh là là. Oh merda. C'è un tank dietro che ci sta sparando, forse, sì. Il love. Non mi hanno risposto. Ehi. Niente, non mi rispondono, ragazzi. Proviamo a scrivere. Is there any Italian? Punto di domanda. Vediamo, almeno così. No, dai, quello mi ha fregato il posto sul tank. Mamma mia, una precisione pazzesca st'arma, cioè è come fare un buco in acqua, cioè proprio si spara a caso, ma sì, più o meno da quella direzione, perché cioè vibra mentre si spara, cioè l'arma, guardate, vibra l'arma, non si capisce. Anche giusto che posso anche rianimare, non mi ricordo se è tipo il, no, il 3 la granata, lo sarà il 5. È bella, è finita la partita, non abbiamo avuto risposta. Un 18 a 6, ragazzi, su Play for Free è tanto, 18 a 6, se non comprate anche delle armi abbastanza potenti. Comunque, allora, non ci hanno risposto, non ci hanno dato ascolto, ma fa niente, ragazzi. Allora, ci rivedremo qui, allora, con il quarto video su Play for Free. Sì, quarto video con il cecchino, per vedere l'ultima classe rimanente. Magari vedo se riesco a trovare anche una partita in un'altra mappa, perché adesso a caso ho trovato in questa mappa qui. Non so se avevo già fatto un altro suo man, non mi ricordo. Sì, no, boh, non mi ricordo gli altri due video su cosa li ho fatti, ma... ragazzi, allora, vi aspetto qui con il prossimo video su Background Channel. Ciao a tutti!